Questa volta sei stato tu a venire da noi. Peppe Lo Iacono, l'abbiamo intervistato la settimana scorsa, ha avuto un gran successo, abbiamo parlato di politica. Questa volta invece, e ti ho invitato, grazie per essere venuto, perché ho visto un tuo post in cui parli di rigassificatore. Ma il rigassificatore non era morto? Era morto, ma i morti resuscitano quando pare. Tutto nasce da un post della sindaca che io ho qua, perché come tu sai e chi ci segue, sa che io parlo con le carte alla mano, se no non avrebbe significato. Io ho letto un post della sindaca che si è recata a Palermo e dice che lei, insieme all'autorità marittima di sistema, ha pianificato in sinergia con l'autorità portuale lo sviluppo di Porto Empedocle. Sul tavolo di cui lei ha pianificato, quindi ha lavorato, c'è la realizzazione di una scogliera, la realizzazione della stazione marittima e in mezzo alle altre cose c'è il progetto di terminale di ricezione e rigassificazione GNL, che è il rigassificatore. Ovviamente la signora Carmina queste barzellette le deve raccontare ad altri, perché era una spettatrice. Questa è l'autorità di sistema che dice quello che vuole fare. Lei è specialista ad appropriarsi delle cose non sue, ma gliela do per buona, perché si deve appropriare pure del progetto di rigassificazione. E perché? Cioè, non ho capito, scusa, quindi il sindaco di Porto Empedocle è favorevole al rigassificatore? In questo posto sembrerebbe di sì. Al che io ho fatto un video e ho fatto vedere il programma elettorale della sindaca, ed è qua sempre carta alla mano, dove c'è un capitolo che riguarda il rigassificatore. E dice, concludendo, Nella. a Porto Empedocle, siamo nettamente contrari. Allora, come fa a pianificare ed essere contraria? Io ho chiamato pure in campo l'onorevole Sovano, che essendo agrigentino, piglia i voti ad Agrigento e Agrigento ha lottato contro il rigassificatore. Hanno fatto una noticina, no? È stato un equivoco, noi siamo contrari. Una noticina in un giornale online, che non so in quanto l'abbiano letto. Signora Carmina invece, se era contraria, doveva fare una cosa semplice: pigliava mano a carta e penna e scriveva al dottor Pasqualino Monte, che è il presidente dell'autorità marittima di sistema. Signor Pasqualino, guardi, dottore Monte, scusate, io ero distratta. Il rigassificatore noi non lo vogliamo, e glielo mette per iscritto. L'onorevole Sodano, che dice che anche lui, la quinta stella, l'ambiente, faccia un'interrogazione parlamentare. E dica, il rigassificatore sotto la Valle dei Templi. Il sindaco Carmina, alla luce del post e alla luce della nota stampa in cui si dice che c'è stato un equivoco, oggi qual è la posizione del sindaco? La posizione del sindaco è che per iscritto dice che è favorevole, poi sottovoce dice che è contraria. E Semplice. quindi io mi rivolgerò all'onorevole Sodano per sapere qual è la posizione del 5 Stelle. Sì, ma con i fatti, faccio un'interrogazione parlamentare, perché vede, il gas non serve e le spiego subito perché. Il gas, noi sappiamo perché i rigassificatori, originariamente il gas arrivava dal nord dalla Norvegia, dalla Svezia, dal sud, dal nord Africa, dall'Algeria e poi la maggior parte, questa era roba di poco conto, veniva dall'Ucraina e dalla Russia. E allora che cosa succedeva? Che da quelle zone si litigava e chiudevano i rubinetti. Chiusi i rubinetti restavamo senza gas, da lì l'esigenza di fare un approvvigionamento alternativo. Ora tutto questo è superato col famoso TAP, Trans-Adriatic Pipeline. Che cos'è? Ci sono grossissime riserve nella zona caspica e allora dal Mar Caspio, dove c'è tutto questo gas naturale, si sta costruendo un gasdotto, pipeline è il tubo, è un tubo di 90 centimetri che attraversa dal Kazakistan, la Grecia, l'Albania, Erdogan permettendo, si tuffa nell'Adriatico, TAP, Adriatic. Viene messo a 10 metri sotto il livello del mare e poi sbuca nel Salento, in Puglia. Da lì che cosa succede? Si mette nella rete SNAM e va in tutta l'Europa. Quindi abbiamo il gas da nord, da sud, da est, gas non ce n'è bisogno più. Quindi questo E quindi lei chiede, e quindi tu chiedi formalmente per iscritto che quello che per iscritto aveva detto il sindaco di Porto Empedocle venga smentito. sì. Io avrò modo di contattare l'onorevole Sodano per sapere se è disposto appunto a
mette nero su bianco su questa faccenda. Sì, io mi auguro che facciano anche delle interrogazioni anche a livello regionale. Questo ricalcificatore non serve a niente, sicuramente non potrà servire per gonfiare i palloncini dei bambini cinesi quando fanno il compleanno. Quindi vorremmo capire a che cosa serve, a meno che dentro ci sia un'operazione finanziaria che va a danno poi, a mio parere, della collettività con questa bomba sotto la Valle dei Templi. Una cosa me la devi lasciare dire, perché ogni volta che io faccio un post dici ce l'ha con la signora Carmina, non è vero, e mi dicono sempre lei dov'era. Stiamo parlando del rigassificatore. 12 anni fa, quando la signora Carmina dormiva o se c'era non vedeva, io feci questa cartolina contro il rigassificatore, dove scrivevo saluti da Bomba Empedocle, sempre in modo sarcastico come faccio io, ma che arriva con la nave casiera, le bombe, e la scuola è vicina a questo deposito. E ho mandato questo cartolino a tutti. Sei conseguenziale. Quindi quello che dicevi, sì, io, perfetto. Non ci sono, ecco io dov'ero. Io invece, se mi permetti, lasciando questo discorso, una battuta solamente a proposito di collettività, a che punto è la situazione politica a Porto Empedocle? Quando ci sarà questo consiglio comunale per decidere sulla sfiducia, sì, sfiducia no? E sarà il 15 di aprile alle 18.30, ci sarà questo consiglio comunale, vedremo come andrà a finire. So che la sindaca si sta dando molto da fare per non lasciare la sedia. Certo, questo è stato. Io una battuta sola ti voglio fare, perché io seguo sempre, ripeto, questi post sul gruppo, ma anche sulla tua bacheca. La gente dice, e non ha neanche torto, in questo caso però andremo a metterci per totti mesi nelle mani del commissario. Il commissario, abbiamo avuto esperienza, eccetera, eccetera, eccetera. Ha ragione la gente sul fatto che il commissario praticamente è la morte alla democrazia. Non sei d'accordo? Non sono d'accordo, perché noi abbiamo avuto un commissario precedentemente, un certo signor dottore Lamattina, che quando se n'è andato è stato rimpiando da tutti e lo volevamo per sindaco. Se mandano un commissario buono, farà ordinaria amministrazione, come sta facendo ordinaria amministrazione questa pessima sindaca, perché fa il capo condominio, incassa e paga, non incassa e non paga, salvo poi dire tutto, ma noi siamo sempre disponibili ad ospitare qua la sindaca, a anche vedere faccia a faccia. No, per carità, io no, io a me, come testata giornalistica devo obbligatoriamente, e lo faccio con piacere, dire alla sindaca: sindaca, se non sei, hai detto capo condominio, Se ritieni che sia, come dire, eccessivo il termine che ho usato, non è offensivo. Capocondominio scarso, non buono. Allora, aggiungo, sindaco, se tu vuoi venire qua, sindaco, a parlare e a rispondere a Peppello Iacono, la porta è aperta. Comunque, allora, domanda secca, risposta secca. Alla fine ci sono le firme occorrenti per la sfiducia? Ripeto, l'ho detto di già, le firme ci sono tutte, 14 su 14, quindi dubbi non ce ne dovrebbero essere sulla carta. La signora si sta dando da fare, non so in che modo. Il giorno 15 avremo la risposta. Ritengo che si dovrebbe fare, ritengo, però del domani non c'è certezza, il dubbio è sempre meglio, insomma. Il giorno 15 vedremo, lì sarò preciso. Ci riaggiorniamo a giovedì prossimo per sapere della faccenda dell'onore Sodano e per sapere l'umore e il termometro di Porto Empedocle. D'accordo, sempre con piacere.